palacultura strapieno per il professor Schettini. Si aspettava questo successo? Io non mi aspettavo questo successo, devo dire la verità. Quando ho iniziato a condividere, ti stavo raccontando le mie prime lezioni su YouTube, io volevo soltanto raggiungere qualche studente in più. Qualche. Sulla pagina Instagram ci sono più di 1 milione di persone a seguirla, non saranno solo studenti, però ecco, la gran parte degli studenti italiani la vorrebbe come professore. Allora, sicuramente non sono solo studenti, questa cosa bisogna dirla, sono insegnanti, sono colleghi, sono famiglie, genitori, zii, sono nonni, nonne, sono bambini, perché io sono molto seguito dai bambini. E sono persone che hanno capito che la scuola sta cambiando, ripeto, anche dal punto di vista di chi la scuola la vive in prima linea, come i professori, e che amano questo cambiamento, lo vogliono accompagnare in maniera gentile, non troppo forte, non troppo frettolosa, perché un cambiamento bisogna accoglierlo, no? Per poter respirare al massimo in questo cambiamento. Ma secondo lei che cosa piace così tanto agli studenti del suo aspetto comunicativo anche? Secondo me sono una serie di cose che piacciono agli studenti, però bisognerebbe chiederlo a loro, ecco, questo è importante. Il mio modo semplice di arrivare all'argomento, cioè io ti devo spiegare l'entropia, io te lo spiego cercando di agganciare quei tuoi due o tre concetti che intanto ti devono far capire di che stiamo parlando. Poi il mio modo allegro di comunicarle le cose, quindi è il tono, l'empatia. E poi ragazzi, non lo so, il ciuffo, non lo so, dai, il ciuffo non è voluto apposta, io avevo i capelli più corti, poi hanno cominciato a crescere, ho detto ma sì, ma dai, facciamoci questo ciuffo antigravitazionale. I suoi studenti cosa dicono? Sono i più fortunati d'Italia? Allora, i miei studenti, io in realtà io continuo a insegnare, sono in part time, ho due classi anziché sei e sono molto contenti. Ovviamente quando facciamo lezione, quasi ogni lezione si chiude con uno studente che si avvicina e dice prof, possiamo fare un video per mia zia? Attenzione, attenzione, Lovvini, messinesi, anzi devo dire una cosa, messinesi, giusto? Oggi diventate messinini, Lovvini messinini, perché io tornerò con una lezione proprio qui, esattamente in questo posto dove sono stamattina, febbraio prossimo, sarò a Messina il 21 febbraio, per una lezione di fisica meravigliosa, quindi famiglie, zii, cognati, nonne, nonni, bambini, ragazzi, professori, venitemi a vedere in questa lezione che porterò a Messina. Prima di entrare qui abbiamo sentito alcuni ragazzi che dicevano prima di conoscere il professor Schettini non mi piaceva la fisica. Ecco, quanta soddisfazione c'è in questa risposta? Tantissima, perché comprendo che la materia, una materia così affascinante, ma anche così a volte apparentemente distaccata dalla realtà e dal modo di vivere la scuola, possa catturare non solo l'attenzione e il cuore degli studenti, ma condizionarli nelle loro scelte. Cioè Roberto Bellotti del Dipartimento di Fisica di Bari mi ha detto: Vincenzo, sono 3 anni che qua le iscrizioni sono in crescita, ma è colpa tua. È bella questa cosa, ricordiamocelo, un professore può determinare, anzi tolgo può, determina le scelte del futuro di un ragazzo, quindi appassioniamoli sti ragazzi.